È stato inaugurato a Palazzo Lascaris il 230° anno dell'Accademia di Agricoltura di Torino. Nata come società agraria il 24 maggio 1785 per volontà di Vittorio Amedeo III di Savoia, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica nel 1964, l'Accademia promuove attività di studio e ricerca, conferenze, esposizioni, mostre e pubblicazioni. Il compito dell'Accademia, da quando è sorta, è quello di promuovere lo sviluppo nell'agricoltura, sostenendo l'innovazione, le nuove tecniche, la difesa dell'ambiente e la difesa del territorio. L'attività dell'Accademia si esplica essenzialmente attraverso adunanze pubbliche. I temi sono temi di attualità, ma anche storico-culturali, perché per capire come sta cambiando l'agricoltura è bene avere anche conoscenza e consapevolezza di quello che è stato lo sviluppo dell'agricoltura negli anni.